Buonasera e bentrovati all'appuntamento con Caffè Bollente. Continuano i nostri giovedì in vista della giostra del Saracino dedicati a questo argomento, in preparazione ovviamente di un'edizione particolarmente attesa della manifestazione, quella del 17 giugno. Sono oramai qualche mese che, come avrete visto e sentito, chi ci ha seguito, che in questa e in altre trasmissioni sempre di Teletura dedicata alla giostra, parliamo per quasi la metà abbondante di tutte le trasmissioni di Martino Gianni. Oggi finalmente parliamo con Martino Gianni, quindi buonasera Martino, veramente grazie per essere qui con noi e per questa chiacchierata. Ma la prima cosa che devo chiederti è proprio questa, cioè che effetto ti fa? Cioè, il fatto che il tuo ritorno abbia destato tutto questo interesse, sia stato l'argomento del quale si è discusso e si è parlato in tutti questi mesi nell'ambito giostresco? Ma sai, si crea anche tante aspettative, quindi boh, non lo so, cioè non è che non l'ho presa bene, anzi, perché comunque bene o male ritorni nel quartiere dove ti sei vestito da figurante, dove hai avuto la fortuna di rappresentarlo come giostratore, portare le vittorie, però no, l'ho presa, ma io l'ho presa bene, so il lavoro che bisogna fare, quanto bisogna farlo, però sono seguito da dei ragazzi spettacolari, quindi questo ti agevola molto. E quindi vediamo, siamo in attesa anche noi di vedere il 17 giugno quello che siamo riusciti a portare avanti. Ecco. Tu hai avuto due lunghi periodi di distacco dal mondo della giostra, no? Quando hai smesso la tua carriera di giostratore prima di diventare allenatore di Porta Santo Spirito, e allora quando sei rientrato della giostra hai detto che avevi trovato la manifestazione molto peggiorata. Adesso c'è stato un altro periodo di distacco dopo la fine del tuo rapporto con Porta Santo Spirito fino adesso. Ecco, ora come l'hai ritrovato? Intanto diciamo il mondo della giostra, poi la giostra vera e propria la vedremo ovviamente fra tre settimane. Senti, io ho visto che da parte di chi è il protagonista, colui che rappresenta il quartiere come giostratore, c'è voglia di professionalità, molta voglia di professionalità. E magari anche nell'ambiente di chi è vicino a loro, sì, molta professionalità. Però per tutto il contesto, secondo me, ancora c'è da lavorare. Insomma, te non puoi allestire una grande squadra se non c'hai anche una grande tifoseria, perché comunque le due cose non possono coincidere. Se no, ragazzi, il pesce puzza dalla testa, quindi partiamo da questo presupposto. Si può fare molto per il mondo della giostra. E secondo me, con la professionalità che mettono i giostratori ora, è il momento di fare un ulteriore salto di qualità. Io la vedo così. Ecco, la cultura, diciamo, della giostra, che è quella, no, che tu hai sempre cercato, anche nei periodi in cui sei stato fuori, ogni volta che hai parlato in interviste, hai sempre espresso questo concetto, cioè che quando parliamo di crescita, appunto come dicevi ora, bisogna parlare di crescita complessiva, no? Anche far capire alle nuove generazioni lo spirito con il quale ci si deve accostare a questa manifestazione. Devo dire anche un po' la cosa che anche noi, con tutte le trasmissioni che dedichiamo alla giostra, cerchiamo di fare, anche se non è sempre facile, diciamo la verità, perché poi il risultato condiziona sempre molto. Cosa manca per ottenere questo risultato e cosa possiamo fare, perché in questo caso mi ci metto anch'io, per facilitarlo? Ma io credo che In altri quartieri ci stanno provando, però credo che manchi ancora la cultura della giostra del Saracino. La giostra del Saracino non è solo vincere, ma è una tradizione, è uno spettacolo, a prescindere poi che la gente questa parola lo vede male, no? Però è uno spettacolo, è un biglietto da visita importante per Arezzo, quindi proprio perché te ti vesti col vestito buono, deve essere buono su tutti gli aspetti, te non ti puoi mettere giacche, cravatte e le scarpe sporche. Il concetto in pratica è questo, nel senso che bisogna piano piano ritrovare con delle persone che hanno voglia di farla crescere, parlare, individuare magari quelle che possono essere le soluzioni migliori, però che diventi qualcosa di importante e che si smetta di far sì che all'interno del consiglio ci sia l'amico, perché l'amico è del nonno, non glielo posso dire, l'amico rimane amico, però se non è che non è calzante il ruolo su cui gli viene richiesto all'interno di un quartiere, deve rimanere amico, basta.
Spettacolo, tradizione, cultura. Allora veniamo a un altro argomento che voglio affrontare con te, perché tu ne sei stato in qualche modo, no, in qualche modo, ne sei stato, ne sei il protagonista del film Il Re delle Ringhe, realizzato da Gaetano Mastrocinque, che è un esempio, secondo me, un buon esempio di cosa si può fare per trasmettere la cultura della giostra, che è anche il pathos della competizione, perché questo è vero che c'è, ma che ovviamente non può e non deve essere soltanto quello. Intanto, come anche lì, com'è nata l'idea di averti come protagonista del film e come colui che di fatto racconta e spiega la giostra del Saracino? Ma senti, lui mi chiamò, io non lo conoscevo, non avevo avuto la fortuna di conoscerlo prima, mi disse: noi vorremmo fare un film sulla giostra, però vorremmo fare un film che sia diverso da quelli che sono i canoni, no? Nel senso che noi siamo esterni, siamo dei professionisti, infatti aveva tutti i collaboratori che venivano dal nord Italia, quindi addirittura io non avevo nemmeno capito che lui era un aretino. E mi disse: noi vorremmo fare questo tipo di film e ci piacerebbe, visto che te sei fuori dal mondo della giostra, però sei stata una componente fino a anni fa, sia come giocatore che come allenatore, se ci dai una mano. E io disse: io non ho nessun tipo di problema nel darvi una mano, però riconosco che poi ha fatto un gran bel lavoro e probabilmente l'ha fatto bello perché è riuscito a rimanerne fuori, non si è fatto coinvolgere, perché fare un film sulla giostra per un aretino non è facile farla da professionista, perché se lo fate l'Etruria, all'interno di l'Etruria ci sono persone che sono legati a un quartiere, meno male che è inutile stare a girargli intorno. E quindi si tende sempre un attimino a portare più in esaltazione i colori per cui tifi e meno i colori per cui magari non tifi. Lui invece è riuscito a fare, secondo me, un bel prodotto, un prodotto che può essere un veicolo importante per la crescita della manifestazione sia qui in Arezzo ma anche fuori d'Arezzo. E poi la fortuna ha voluto che ha vinto un quartiere che era molto più degli anni che non vinceva, con un giostatore che è stato l'artefice di questa vittoria, nato, cresciuto in quel quartiere, un po' ripercorrendo anche quello che era stato il mio esordio. Quindi nel complesso è stato bello. Io mi auguro sia per il Felici che per tutto il quartiere di Porta del Foro che non devono riaspettare né un altro film, ma soprattutto altri 12 anni per poter rivincere. Però è stato veramente bello, è stato molto molto bello. Tra l'altro, dopo di te, l'altro ospite di oggi sarà proprio Roberto Felici, quindi poi commetteremo anche questo aspetto. Invece ti chiedo, cosa ne pensi della novità introdotta nelle giostre, nelle prove della giostra, cioè l'introduzione di questa giornata, il giorno prima della prova generale, con diciamo questa definita giostra simulata, forse adesso gli troveranno o gli troveremo tutti assieme un nome un po' più accattivante? Ma sai, ora all'interno dei quartieri l'allenamento è enorme. È enorme, quindi ognuno al terreno, al posto, ai cavalli, per poter fare, credo che questa formula possa dare anche quell'adrenalina che magari ultimamente nelle prove veniva a mancare. Io credo che sia una cosa molto importante, mi fa molto piacere che sia dato anche il solito spazio a chi fa l'aspirante giostatore, alle riserve, a chi fa la prova generale, chiamiamoli come ci torna meglio, perché è anche giusto che a loro che si allenano con i titolari pari pari gli venga dato la giusta importanza. E vedrai che su questa formula vedrai anche molta, no timore, però la paura di sbagliare, la voglia di voler far bene, sin dalla prova simulata, però la voglia di far bene, perché deve essere poi il compimento di un lavoro che è svolto a casa. Quindi sono contento che sia stata fatta questo cambiamento. Tra l'altro, come dici tu, arriva anche a seguito del fatto che ci si allena tantissimo nei campi prova, ognuno ha ovviamente un campo prova che oramai riproduce le caratteristiche per molti aspetti. Tu tra l'altro sei stato proprio uno dei primi a volere fortemente, in quel caso a Porta Santo Spirito,
che si creasse questa condizione. Quanto è giusto allenarsi nel corso dell'anno, soprattutto per preparare una manifestazione come la giostra? Ma io so che sui due quartieri dove sono stato a collaborare, a dare una mano, i cavalli all'interno delle scuderie sono molti. E quindi se te non lo vuoi fare perché per te diventa il lavoro monotono come giostratore, però lo devi fare per i cavalli, quindi secondo me è giustissimo. Anche perché sono tutti cavalli che una volta messi sotto lavoro, col tempo, con la preparazione che viene svolta ora in tutti i quartieri, è anche più bello perché vedere magari delle situazioni come anni fa, che cavalli che volevano andare a comprare le camicie, non si possono riportare in una manifestazione cui noi da aretini, ma non solo noi aretini, si ritiene una delle più importanti d'Italia. Cioè ci vuole la professionalità, avendo i cavalli a disposizione nelle scuderie, anche chi ha l'ambizione di vestirsi come cavaliere di casata, con un minimo di impegno può andare nell'arco dell'anno a montare i cavalli e avere un pochino più di sintonia con l'animale che poi si deve presentare davanti a un pubblico in una sfilata importante con suoni, trombe, bandiere, fischi, tutto quello che concerne la sfilata, e magari farlo con una cognizione del caso, non improvvisati perché si ritorna all'inizio, perché è mio amico. Ecco, tra l'altro questo tema del cavallo e della... io la definisco l'estetica, no? A volte anche con i nostri collaboratori tecnici non mi danno mai ragione su questo, perché ritengono che la prestazione per un cavallo da giostra sia tutto. Io invece ho sempre detto che secondo me, diciamo, visto che appunto la manifestazione si presta ad essere vista anche in tutto il mondo, perché questo è anche soltanto con i dati di ascolto dello streaming di Teletrura, va in tutto il mondo, poi dopo ci andrà, e io mi auguro anche per altri canali e per altri motivi, continuo a dire che secondo me invece l'aspetto estetico non è infondamentale rispetto a questo. Tu come la vedi? Ma io credo che gli viene data giustamente un'importanza al cavallo, perché comunque devi creare un binomio. Se il cavallo è bello è ancora più bello, perché chiaramente anche a livello visivo e di impatto uno vede la maestosità e la bellezza del cavallo. Io credo che negli ultimi anni si sia perso un attimino quello che è la cognizione del cavallo da giostra, cioè viene dato tanta importanza al cavallo, quando invece l'importanza del cavallo c'è, ma è molto più importante come viene guidato questo cavallo, chi lo monta e cosa sa comunicare con il cavallo. Il binomio è fondamentale, perché se no correre la giostra con Elia Cicelzia, che due ore prima della manifestazione il cavallo entra in colica, non si può adoperare, prende un cavallo mai montato, viene in piazza e fa 5, non è solo fortuna. Quindi bisogna un attimino uscire da quella logica di dire sì, ma il cavallo è il 70%, il cavallo è una componente, va fatto un binomio, bisogna saper far fare il binomio, bisogna saper istruire bene i giostratori per quello che dovranno affrontare, e poi il cavallo, che sia alto, che sia basso, che sia grasso, che sia secco, è limitato, perché tanto tutti i cavalli che verranno chiamati a rappresentare il proprio quartiere in piazza sono cavalli abituati, sono cavalli che vengono istruiti, che vengono lavorati per quello che poi sarà l'esito finale. Quindi io credo che lavoriamo bene sui giostratori e poi vedrete che il cavallo, e poi magari se si riesce a smettere di portare tutti sti poni, mi piacerebbe vedere in manifestazione cavalli. Però se ritorno al discorso di prima, allora bisogna istruire i giostratori, poi puoi dare un cavallo. Cioè, nei tempi che correvo io, si andava a ricercare il cavallo, poi si cercava di fare il binomio, e paradossalmente nel mio caso con questo cavallo ci facevo tutte le manifestazioni. Quindi oggi invece si cerca di trovare cavalli che si sfruttano solo che per la giostra, le altre manifestazioni no, perché il cavallo è no, no, è no. No, invece non è vero, perché più esperienza si fa a cavarne meglio è. Ecco, tra l'altro appunto l'anno scorso c'è stata, no, una fiammata di polemica rispetto al tipo di cavallo che adesso viene adottato da molti giostratori, che per criterio io
sostenne allora, ripreso per la verità da Viola Carignani, dalla quale mi fido come ovviamente Intellice Cavalli, mentre io ovviamente sono un puro ignorante, quando dissi appunto che quel tipo di cavallo per me era un pony, no? È un cavallo in cui non esiste un cavallo, la razza nobile, lo lavorano in Alto Adige, eccetera, eccetera. Quindi sì. La tua valutazione su questo qual è? No, io la cosa di cui mi ha fatto molto piacere è che all'interno delle scuderie bianco-verdi non c'è una Vegginese, perché io ritengo che se si sanno lavorare bene i cavalli non è perché questo è basso e ti aiuta nella mira. Noi lavoriamo sul giostatore e vedrete che la mira la porta anche con un cavallo più alto. Cioè sembra quasi che si vada a cercare il metodo per arrivare prima a raggiungere uno scopo e invece di lavorare per raggiungere lo scopo. No, a me da arrivare prima è chiaro, si va tutti in piazza per arrivare primi, però ci voglio arrivare con una logica. Il cavallo, per chi paga quei soldi in tribuna, secondo me deve essere un cavallo. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio per questa prima parte, poi la seconda parte la dedicheremo più all'attualità, no? Ovviamente a cercare di analizzare quello che sarà questa giostra di giugno, però la settimana scorsa era qui ospite a Caffè Bollente il rettore Maurizio Carboni, che ha raccontato appunto questo episodio, che con l'annullamento della giostra di Peneto e l'allestimento in 4 e 4-8 di una cena al quartiere, perché già era stata fatta la spesa, e sei stato invitato e sei quindi tornato al quartiere, alla sede del quartiere di Porta Sant'Andrea dopo tanti anni. Che effetto ti ha fatto? No, onestamente prima di andarci soffiavo, dico ma chi me l'ha fatto fare? Però dopo invece sono stato accolto benissimo, non c'è stato nessuno che te l'ha fatta pesare, sono stato trattato come un quartierista normale e questa cosa mi ha veramente fatto piacere. Poi sono stato a rivedere il museo, che non l'avevo visto, effettivamente hanno una sede bellissima, cioè su questo il quartiere veramente ha fatto dei passi notevoli, un museo eccezionale, magari c'è meno lance d'oro che in altri musei, però è bello, bello proprio strutturato bene, il comune gli sono stati vicino, gli hanno dato anche altri locali, no, sul quartiere non si discute. E quindi mi ha fatto anche piacere, perché io il museo era tanti anni che non lo rivedevo, e dal 2003, quindi erano 20 anni, che non rivedevo neanche i premi che avevo portato al quartiere insieme a chi in quei tempi correva con me, da Ricci, da Sepiacci, da Vedovini, quindi verità che è stato il primo, e mi ha fatto piacere rivederle, ancora sono in ottima forma, tenute bene, ancora belle lance dritte, bello, è stato molto molto bello. Ecco, io ho commentato proprio la settimana scorsa dicendo che il quartiere di Porta Sant'Andrea, al di là ovviamente delle vicende sulle quali non entriamo, però in questi anni, nonostante che ti abbia visto anche tra virgolette come avversario dal punto di vista agonistico, come quartiere, cioè, lasciamo perdere appunto singole persone o vicende personali, non ha mai fatto niente per indebolire il mito di Martino Gianni anche in chi non ti aveva mai visto tirare, cioè nelle nuove generazioni. È chiaro che chi ti ha visto il mito di Martino Gianni ce l'ha, come dire, impresso nella testa e non se lo può cancellare, ma è un ragazzo di 20 anni del quartiere, oggi ha comunque il mito di Martino Gianni, perché in questi anni, secondo me, questo è un merito che a Sant'Andrea va riconosciuto e del quale oggi tra l'altro gode i frutti, non ha mai, come dire, cioè quando a volte, faccio sempre il paragone del calcio perché è il più semplice, perché è il linguaggio universale, no? Un calciatore tuo che va in un'altra squadra, dopo fai di tutto per metterlo in cattiva luce perché diventa il traditore, cioè qui mi sembra che questo fondamentalmente non sia successo, ripeto, a livello generale complessivo di quartiere. Ma io guarda, credo che sia stata la chiave per cui io sono ritornato a Sant'Andrea, perché quando sono venuti è inutile nascondersi dietro a un dito, cioè io non ero propenso, onestamente avevo lasciato male il quartiere, c'ero rimasto scottato, dico, a me non mi interessa, non è che quello che ho dato, quello che ho fatto per il mondo della giostra, in quei momenti l'ho sempre fatto buttando anima e corpo. Poi l'ho fatto sia all'allenatore, basta, ho avuto le mie soddisfazioni, le mie gratitudini, festa finita. Però
il capitano Andrea Cavagni toccò la chiave giusta, perché lui mi disse: sai, noi si va in sede, si vede scritto il tuo nome, hai vinto 13 lance d'oro, sei quello che a Sant'Andrea ha vinto il più di tutti, ma noi non ti si conosce. Questa cosa un attimino mi fece rimanere perplesso, mi disse: guarda che quartieri, ragazzi, avrebbero voglia di parlare di giostra, di conoscerti. E lui lì si accorsero che qualcosa stava crollando, questo castello un attimino stava vacillando, e mi dissero: dai. Poi dopo ci fu l'intervento telefonico dei giocatori titolari, e ancora continuavano a corrodere un po' quelle che erano le fondamenta, e dissi: va bene, facciamolo. Ma ne sono contento, non è che ne sto parlando, anzi. Ho trovato veramente un bell'ambiente, dei ragazzi favolosi tutti, dalle riserve a chi corre, ma tutto anche all'interno delle scuderie, una bella organizzazione, dei ragazzi spettacolari. Bene, ripartiamo proprio allora da analizzare e poi nel concreto cosa sarà questa giostra di giugno, anche dal punto di vista tecnico, subito dopo la pubblicità. Allora, seconda parte di Caffè Bollente, Martino, ovviamente nell'analizzare adesso quale sarà il parco giostratori che si affronterà nella giostra del 17 giugno, partiamo dai tuoi, insomma, da quelli di Porta Sant'Andrea, no? Tommaso Marmorini e Saverio Montini. Tu hai detto che sono stati determinanti anche per il tuo arrivo. Come li hai trovati e come hanno lavorato in questi mesi? No, li ho trovati che giustamente se arrivi gli porti delle novità, e quindi all'inizio non è stato per loro semplice, però c'è stata la disponibilità da parte di tutti, ma da parte anche del consiglio, da parte dei ragazzi addetti alle scuderie, quindi è stato abbastanza facile. I primi tempi li vedevi un po' sbalestrati, perché ma noi queste cose non siamo abituati a farli, questo sistema per noi rimane, però dopo piano piano si sono inquadrati, e perlomeno per quello che è il mio pensiero di correggiostra, e è stato tutto molto 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 più facile, tutto molto più semplice. Io gli ho sempre detto: il mio metro di misura è altissimo, perché prima di voi ho lavorato con Elia Cicetti e Gian Maria Scortecci, questi in 10 anni ha vinto 12 lance d'oro, quindi il mio metro di misura è questo. Però si può entrare in piazza il 17 giugno competitivi, questo dopo dipende da voi, dopo ve la giocherete con il carattere. Vi comunico che il carattere che hanno loro è il carattere vincente. Punto. Quindi vediamo. Abbiamo fatto un buon lavoro. Beh, è notorio che io sia, e lo ha già espresso anche pubblicamente, l'avevo detto anche prima della giostra di giugno, qualcuno me l'ha rimproverato, ma in realtà resto della stessa idea. A settembre ne sono stato ancora più convinto, lo sono ancora. Io sono un grande estimatore di Saverio Montini, cioè vedo in questo ragazzo delle prospettive di essere uno dei personaggi dei quali abbiamo parlato, che tu hai citato adesso. Voglio anche una tua valutazione su Saverio. Saverio è uno che secondo me è un predestinato della giostra, ma secondo me anche Tommaso Marmorini, Matteo Bruni, cioè a Sant'Andrea ci sa del materiale su cui si può lavorare, perché veramente si mettono a disposizione e non gli sta pensando niente. Saverio è uno di questi, è quello che magari ha avuto anche più tecnicamente più una cultura di equitazione, mentre magari gli altri possono essere nati per la passione per la giostra, e quindi su Saverio si sta facendo un lavoro anche più di rifinitura, diciamo. La solita cosa si sta facendo, secondo me, quello che esteticamente può diventare uno bravo bravo è Tommaso Marmorini, perché io ancora ritengo nella giostra che l'altezza conta molto. Bravo Elia Cicetti, non si discute, perché discutere, però esteticamente la bellezza che ha lo Scortecci Gian Maria, certo, fa la differenza. Io ritengo che magari Montini diventasse bravo come Elia Cicetti, però su Tommaso Marmorini mi piacerebbe dargli, oltre che la bravura, anche l'estetica. Sì, non volevo ovviamente, certo, certo. Perché Tommaso, diciamo,
lo certo, conosciamo certo. E l'abbiamo apprezzato e abbiamo parlato tante volte della sua qualità. Saverio ha avuto ovviamente questo scotto di un esordio dal quale non è facile uscire, perché poi quella ovviamente è stata una circostanza nella quale tutto quello che poteva andare male era andato male, cioè il fatto che si sia ripresentata a settembre, al di là del fatto di quello che contava il tiro in quel momento, con la carriera che ha fatto è già significativo. Sì, anche perché ragazzi, lui a settembre era uscito con le ossa rotte, questa è stata anche la forza del quartiere che comunque ha continuato a credere in lui, e lui è riuscito a settembre a tirar fuori quelle che erano le sue qualità, che queste qualità lui l'avesse fatte vedere, se no il quartiere la possibilità di correre non gliele avrebbe date. Questi sono incidenti di percorso che ci possono stare, però lui caratterialmente è uno che dentro è molto forte, quindi il fatto di essere forte ha fatto sì di dire ok, voltiamo pagina, ripartiamo, però ripartiamo con i requisiti giusti, e a settembre l'ha tirati fuori. Questa è una coppia che può essere una protagonista. Secondo me il carattere ce l'hanno, ma ne devono tirare fuori ancora di più. Però So convinto che possono essere dei veri protagonisti, possono contrastare. Ecco, ecco, parliamo per un attimo dei cavalli, perché Conte d'Arco è giudicato dagli addetti ai lavori, negli ultimi due anni ha sempre vinto il premio di Corre Giosta come miglior cavallo della manifestazione, a dispetto forse qualche volta anche del risultato invece della piazza. Tu su Conte d'Arco che valutazione dai? Allora, io Conte d'Arco è un cavallo che apprezzo. Però all'interno delle scuderie secondo me ci sono dei cavalli molto migliori, e saranno valutazioni da dover fare, perché un cavallo come Conte d'Arco, secondo me, io lo vedrei meglio su Montini e non su Marmorini. Marmorini andrei a cercare un cavallo diverso da Conte d'Arco, perché è bravissimo, veramente, oltre che bello. È veramente bravo, però per le caratteristiche che ha Tommaso Marmorini lo mette in difficoltà, cioè su questo binomio quel qualcosa in più lo deve dare Tommaso, perché non te lo dà il cavallo, nonostante che se gli hanno dato il premio lo ritengono veramente un cavallo idoneo per la giostra. Però saranno valutazioni che a tempo dovuto, a tempo debito bisognerà fare, perché secondo me questa valutazione è da pensarla, ecco. Io mi auguro che si riesca a trovare delle soluzioni per far sì che nella coppia siamo stati bravi anche a trovare queste piccolezze che fanno la differenza. Questo significa che i binomi anche per la giostra di giugno ancora non sono costruiti, non dobbiamo dare per scontato quello che abbiamo visto. No, cioè quello che è stato finora bene, però può darsi che ci possano essere delle novità. Ora questa qui di invertire Conte d'Arco e di darlo a Saverio è una cosa che ho detto, ora io non se ne è neanche mai parlato, però sono valutazioni che già da qualche mesetto che sto facendo, quando si fa gli allenamenti, che li guardo, che li studio, sono sempre più convinto di questo. Vediamo invece a quelli che possiamo comunque ancora definire, diciamo, i tuoi ragazzi in qualche modo, no? Dicevamo prima, Elia e Gianmaria, le Cerchi e Gianmaria Scortecci, che sono cresciuti con te, sotto la tua guida. Certo, pensare che no, in così pochi anni potessero vincere così tanto, che addirittura il quartiere di Porta Santo Spirito a oggi sia il quartiere con il maggior numero di vittorie, anche nella più ottimistica delle previsioni, anche tu che li vedevi crescere, forse sono andati anche oltre le aspettative. Ecco, quando si raggiunge così tanto, e tu sei stato un giostatore che ha avuto queste caratteristiche, questa capacità, cioè, di vincere tanto, lo stimolo per vincere ancora c'è, oppure c'è il rischio un po' di quello, l'effetto pancia piena, diciamo, mettiamola così? Senti, io quando sono arrivato a Santo Spirito, qui c'era da fare, c'era da costruire. Loro sono stati bravi perché ci hanno creduto. Io mi ricordo ancora le critiche di quando Gianmaria Scortecci correva con Machingham, e oggigiorno si sta parlando di Gianmaria Scortecci come uno dei migliori talenti che siano mai stati in giostra. Quindi io credo che loro tante motivazioni non hanno bisogno, perché caratterialmente sono dei vincenti,
sono bravi, molto. E quindi poi sta cosa che io sono tornato a Sant'Andrea per loro è anche una rivalsa, cioè che ci sia la voglia di dimostrare la loro bravura e non sempre, ma con Martina era facile, ma con Martina anch'io sarei diventato, non è vero. Loro l'hanno fatto perché sono bravi. Una volta a qualche componente di Porta Santo Spirito dico, hai fa ridere sta, ma voi pensate che lì e Gian Maria sono delle bufale? Cioè, perché se pensate queste non ci avete capito niente, Elia e Gian Maria sono dei giocatori bravi che hanno dimostrato che anche senza Martino sanno vincere, sanno preparare la giostra, sanno guidare il quartiere e portare il quartiere alla vittoria. Quindi voglio dire, se a volte qualche giostra è stata persa, secondo me, per come la vedevo da fuori, non era stato proprio scelto forse le soluzioni migliori, se no tolto la rottura della lancia e le porta crucifra, queste le avevo portate via tutte. Quindi è che ancora se venga a ragionare, ma ora loro sono a loro stomaco piano ce l'hanno dal 2012, questi hanno fatto due cappotti, hanno fatto un triplete, quello che era nel piatto ha lasciato il piatto pulito che non lo metti nemmeno in lavatrice, quindi. Di che si ragiona? Questi sono bravi, quartiere cresciuto, si è messa a disposizione della loro bravura e i risultati sono questi. A proposito di non rinnegare, però anche questo è importante, cioè il fatto che anche loro, direi anche in questo caso il quartiere complessivamente, ma i due giocatori in particolare abbiano sempre, anche a distanza di anni, anche oggi, no? Riconoscano il merito del lavoro che hanno fatto con te. Chiaramente è stato un metodo di lavoro che gli ha fatto avere dei risultati, però è anche vero che, se già detto prima, ci vuole anche il carattere. Cioè, voglio dire, Maradona è stato uno dei più grandi giocatori che il mondo ha potuto visionare finché è stato in vita e finché in vita calcistica parlo. Però vai a dirla Crippa, vai a dirla Romano, vai a dirla Bagni, che correvano tre volte per poter sostenere la sua qualità. Qui un quartiere si è messo a disposizione, ma di chi ha veramente qualità, ha carattere, sa di essere vincente e di conseguenza a giugno ci aspettano. E di sicuro non hanno lo stomaco pieno. D'altronde anche Platini, quando lo rimproveravano perché fumava, lui diceva sempre l'importante è che non fumi Bonini, no? Che era quello che correva anche per lui. È chiaro. Allora, sono passati ormai diversi anni, no? Elia comunque una piccola crisi l'ha passata in questi anni, anche se questo nel quartiere, diciamo, grazie alla crescita di Gian Maria, si è avvertito relativamente. E ancora oggi si fa riferimento a quel famoso episodio dell'infortunio di Ascoli, di Elia, tu allora eri alla guida del quartiere e diciamo si è sempre detto che tu su questa trasferta di Elia a Ascoli non fossi d'accordo. Ecco, adesso perché le bocce sono fermissime a distanza di anni, come possiamo... No, lì è stato un errore di gioventù. Elia non era pronto per correre la Quintana così impegnativa come Ascoli, è stato fatto preso un po' dall'entusiasmo perché adesso stava facendo i risultati, ma sono due mondi totalmente diversi che devi conoscere, cioè correre la Quintana Ascoli non è correre la giostra del Saraceno e quindi io ritengo che ancora è stato una delle grosse pecche che lui ha accusato. Accusato anche non tanto per l'infortunio, ma quanto gli ha tolto tanto del suo essere lì a Cicerchia qui in Arezzo, capito? È stato deriso per via di questa cosa e lui questo un po' l'ha accusato, lui questo carattere forte, poi dopo onestamente si è subentrata anche la malattia della mamma, quindi è stata una serie di componenti che un attimino hanno fatto sì che Lia perdesse un po' questo blasone del grande cecchino, però ora lo sta ritirando fuori, ha ritrovato un binomio, ha ritrovato un cavallo che gli dà determinate certezze, quindi prima di dire che Elia Cicerchia sì, ha passato un periodo un po' così, però è sempre Elia Cicerchia, quindi e come capita l'occasione te lo fa riconoscere ancora, te la fa pagare. Ecco, tu hai fatto questo riferimento alla differenza fra una manifestazione come Ascoli e la giostra del Saraceno. Tu sei stato uno che ha anche varcato i confini, abbiamo avuto ovviamente anche il grande esempio di Luca Venere che ha fatto tantissime manifestazioni. Oggi tu pensi che i giostratori
Aretini, i protagonisti della giostra del Saracino, le abbiano le caratteristiche per andare in altre manifestazioni, oppure siamo diventati talmente, diciamo, scientifici nel nostro modo di allenarsi che diventa specifico su quello? Senti, oggigiorno non è difficile che un giocatore aretino venga chiamato a fare competizioni a Ascoli, Foligno, ma perché non c'è più il serbatoio di cavalieri come erano negli anni miei su queste città? A Faenza c'era una scuola di equitazione dove i fantini ne sfornavano uno all'anno, se non due. A Foligno uguale, e anche a Ascoli c'era la possibilità di andare a cercare i fantini a Faenza, a Foligno, perché erano più preparati per quel tipo di competizione. Oggi lo possono chiamare un giocatore aretino, perché comunque ora il serbatoio ce l'abbiamo qui ad Arezzo. Però da andare a correre e essere competitivi e essere un Luca Veneri, io credo che ce n'è da correre, ma tanto, 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 tanto. Luca aveva tutte le caratteristiche, cosa che per dire Arezzo ancora gli incolpano di non aver mai fatto il 5. Ma in quelle altre manifestazioni, quando Luca Veneri scendeva dal van, tutti tremavano perché sapevano che qui era arrivato un cavaliere vero, sia caratterialmente, agonisticamente, preparatore dei cavalli e di guida dei cavalli. Quindi su questo io Arezzo non lo vedo. Anni fa questa cosa mi fu chiesta dall'allora rettore di un quartiere, gli disse: non ci basta 30 anni per vedere un cavaliere vincente come Luca Veneri, fuori da Arezzo non bastano 30 anni. E purtroppo ho avuto ragione. Quindi diciamo una scelta, ad esempio, come quella di Adalberto Rauco, che proprio per puntare su altre manifestazioni a un certo punto ha fatto un passo indietro dalla giostra del Saracino, forse può essere l'unica ipotizzabile, al di là del fatto che poi ci riesca o meno, però diciamo la motivazione del suo abbandono della giostra è stata questa. Ma io credo che Adalberto Rauco avesse anche la voglia e la fame di poter fare anche altri tipi di manifestazioni, che per quello che riguarda la giostra del Saracino, se ti va male è un tiro, ci si rivede a settembre, se ti va male anche a settembre ci si vede l'anno prossimo. In Quintana riesci invece un attimino, anche perché fai tre tornate a Ascoli, a Foligno se ne sbagli un anello, una bandierina esci subito, però hai più possibilità di far vedere che comunque sì, mi ci ha detto male, sono stato sfortunato, però ho le qualità per essere competitivo. Magari lui lo pensa, secondo me ha da correre tanto, ha da camminare tanto e ha da cambiare molto del suo assetto se vuole fare questi tipi di manifestazioni. Ecco, Adalberto Rauco ci porta a parlare del quartiere di Porta Crucifera, lo facciamo subito dopo la pubblicità. Terza parte di Caffè Bollente dedicato alla giostra, sempre con Martino Gianni, ci siamo lasciati che parlavamo di Adalberto Rauco e quindi questo ci porta, come dicevo, nella nostra analisi che stiamo facendo sui vari quartieri a Porta Crucifera, perché è proprio freschissima, tra l'altro, la notizia dell'annuncio della coppia che correrà nella giostra di giugno, che è appunto formata da Lorenzo Vanneschi, lo si sapeva, e Niccolò Paffetti, che ha vinto il ballottaggio con Andrea Bennati. Da Porta Crucifera cosa ti aspetti, Martino? Ma io, senti, la Porta Crucifera è un quartiere che ha sempre andato controcorrente, no? Quello che magari poteva essere l'opinione di tutti, loro l'hanno sempre messa per la loro opinione. Quindi io credo che i giostratori abbiano lavorato, so che hanno inserito dei cavalli nuovi, quindi io la Porta Crucifera mi aspetto un quartiere competitivo, un quartiere che ha perso la loro leadership poche giostre fa, quindi è un quartiere che è abituato a vincere. Tolto Porta del Santo Spirito, il quartiere ultimo degli altri tre che hanno vinto, è vero con delle lance rotte, però sono gli ultimi che hanno portato la lancia in una sede che non erano i bastioni, quindi io mi aspetto che siano super competitivi, che mettano in discussione l'esito della giostra, come potrà fare di sicuro Porta del Foro e come farà di sicuro Porta Sant'Andrea. Cioè, a me andare in piazza
e servirgliela in un piatto d'argento mi dispiacerebbe molto, perché loro sono bravi, hanno le qualità, che se la studino. Io pretendo questo dai miei giocatori, credo che la solita cosa venga anche richiesta come minimo anche dagli altri, che sia porta del forno o porta crucifera. Quindi la scelta di Parfetti può essere condivisibile, perché ha un'età dove giustamente può il giocatore venire fuori, quindi dimostrare che la scelta è stata giusta, anche se a prescindere io avrei fatto delle valutazioni diverse, perché comunque da questi giocatori mi aspetto che prima trovi i cavalli, prepari i cavalli e poi esordi. Così c'è un po' l'handicap del cavallo, che secondo me, poi magari mi sbaglio e sono pronto a il primo a riconoscere che ho sbagliato, però sta cosa io non credo che loro abbiano una preparazione sui cavalli come ce l'ha Elia Gianmaria, ecco. E veniamo allora a Porta del Foro per chiudere, diciamo, questa carrellata con una coppia che diciamo, viene da un periodo nel quale grandi aspettative in realtà non si sono trasformate in piazza in grandi risultati. Anche Davide Parzio, un giocatore molto stimato e considerato da tutti gli addetti ai lavori, Francesco Rossi lo stesso, anche se il limite di Francesco finora è stato quello di non aver mai dimostrato in realtà in giostra quello che tante volte ha evidenziato essere il suo valore. Allora, la prima domanda che ti faccio è proprio partendo da questo: ma come si valuta un giostratore? Nel senso che se tu vedi che uno è bravo, poi il giorno della giostra non riesce, prevale il fatto che è bravo o prevale il fatto che poi quello che conta è il giorno della giostra? Ma io ripeto, quello su cui la valutazione che faccio io è se te sei padrone della situazione, ma non solo perché fai l'esuberante, no, se sei padrone della situazione, dalla partenza, la gestione del cavallo, dalla carriera, da come ti proponi anche durante la settimana, se vedo che te veramente hai il cavallo nelle tue mani e non sei trasportato, perché molte considerazioni secondo me vengono sbagliate, perché molti vengono trasportati dal cavallo e poi si valuta quello. Io valuto se te veramente il cavallo è nelle tue mani e il cavallo fa quello che gli chiedi, e su questo fino all'avvento di Enrico Giusti qualche dubbio l'ho sempre visto, cioè io lavoro molto più sul cavallo e poi dopo lavoro sul fantino e poi lavoro sul binomio, questa è la mia logica. In quell'altro quartiere tanto di questo io non l'ho visto e secondo me è un grosso errore. E quindi, sai, le valutazioni sugli altri sono sempre difficili, però è un quartiere che hanno vinto con un giostratore, questo giostratore viene lasciato a casa, viene preso un giostratore che sulla carta poteva essere uno bravo, però è stato preso da un altro quartiere. All'interno ci sono quelli che spingono per i fratelli Parzi, quell'altro che spinge, secondo me c'è un po' troppa confusione e a un mese dalla giostra bisognerebbe fermare un attimino le acque e dire fermi. Le polemiche si fanno dal 18 giugno fino al 17, si crede tutti in questo progetto? Sì, si va avanti per questo progetto, punto. Invece ancora per quello che si sente dire, ancora tutta questa fermezza non c'è. Ecco, la settimana delle prove quanto è giusto che modifichi proprio le strategie generali, la scelta del giostratore, la scelta del cavallo? Cioè è plausibile arrivare in piazza per la prima giornata di prove con un'idea e poi cambiarla in quei quattro giorni? Sì, io reputo che posso vedere male, posso avere in mente una cosa che in piazza mi rendo conto che è sbagliata, e non è che uno dimostra debolezza se ho sbagliato. Ho sbagliato, però per il bene del quartiere posso fare un passo indietro, ma secondo me, vedendo per quelle che sono state le prove in un aspetto migliore che di quello da casa, ho visto che forse riguardiamola questa decisione, e magari non viene fatto perché se tu fai una cosa del genere dimostri di essere poco competente, secondo me invece dimostri di essere intelligente e che stai lavorando per il bene del quartiere, che è quello di provare a vincere. Molti secondo me in questi anni non hanno fatto il bene del proprio quartiere e non hanno tirato certamente avere quel
qualcosa in più per essere ancora più competitivi e magari anche vincenti in piazza. Questo a Santo Spirito non succedeva. Si valutavano, c'era una squadra tecnica di cui c'era la stima da parte di tutti lì, e questa squadra tecnica decideva. I Fantini venivano a saperlo in Borgonto, chi tirava per primo e per secondo. Quindi questo è importante. C'è una squadra tecnica, ci sono delle persone che hanno il ruolo di poter valutare e decidere. Ne parliamo tutte le sere, finite le prove, noi ci si ritrovava. Allora, che te che hai visto, non hai visto, però non era certo per debolezza, ma perché c'era l'ambizione di arrivare in piazza e vincere. E hanno vinto. Allora, a proposito di novità, dopo aver concluso, diciamo, questo giro dell'orizzonte fra i quartieri, ci sarà l'esordio come maestro di campo di Gabriele Veneri. Ecco, questo come te l'aspetti? Ma io sono felicissimo di questa cosa, perché perlomeno, ora dico una cosa che mi metterò le antipatie degli altri, però è uno che la giostra la corsa, è uno che capisce subito qual è un disturbo, e non perché un quartiere ti richiede che è stato disturbato, lui lo sa valutare. E questo secondo me è importante, è quel passo in più per migliorare la giostra, senza togliere a chi ha coperto questo ruolo fino ad ora, però mettere in piazza uno che ha fatto il giostratore, anche per gli addetti ai lavori, è una grossa garanzia, e questo ci lascia molto molto più tranquilli, perché, ripeto, se viene fatto un'accusa al maestro di campo, il maestro di campo sa valutare se questa accusa è giusta o non è giusta. Tanto il maestro di campo le situazioni le vede tutte, a meno che non succedano dietro, o a meno che non vengano fuori in quell'angolino che può essere un posto oscuro per lui, perché della sua, la sua posizione non ha la visuale perfetta. Ha i suoi collaboratori, però lui sa valutare se è una cosa che ha disturbato e quindi la carriera va ripetuta, seppure riguarda, lascia perdere. Ecco, un po', tra l'altro questa potrebbe essere anche una svolta, no? Perché è la prima volta che un ex giocatore fa il maestro di campo, potrebbe diventare poi, tra virgolette, in qualche modo la regola. Sì, sì, secondo me ci sono dei personaggi che per la giostra del Saracino possono essere coinvolti e messi dentro, perché danno quel qualcosa in più, quindi aver rotto già questo ghiaccio secondo me è importante, perché anche gli addetti ai lavori si devono sentire tutelati, e davanti a una figura come Gabriele Veneri, che oltre che aver fatto il giocatore ha portato anche molte lance d'oro in un quartiere, è sinonimo di garanzia, e noi accontentiamoci di questa e facciamo tanto in bocca al lupo a Gabriele, e poi dipenderà anche da noi non lo mettere in difficoltà, però in bocca al lupo Gabriele. Ecco, con il tuo rientro hai fatto diventare questa domanda possibile da fare, perché finora ovviamente questa stessa domanda aveva una risposta obbligata e eri tu la figura identificata. Chi è secondo te oggi la persona che ha vissuto in questi anni il mondo della giostra e che ne è fuori e che si possa dire vabbè, ma questo è scandaloso che sia fuori, che non abbia nessun ruolo nel mondo della giostra? Ma di sicuro, a parte che ora lui fa, anche uno come Luca Veneri non esiste, Alessandro Vannozzi, cioè ne potrei fare molti di nomi che non esiste, che siano fuori, perché comunque hanno ancora da dare molto nella manifestazione, con qualsiasi ruolo che uno possa scegliere, però ancora possono dare. Ho detto questi due perché non è un caso che uno in un quartiere e uno in un altro sono stati quelli che hanno veramente fatto rinascere le sorti di questo quartiere, quindi loro due di sicuro, a parte che Luca fa il palafreniere a Gabriele, quindi bene o male, però non ha un ruolo che possa essere un attimino coinvolto con maggior forza, e io queste persone le coinvolgerei, ecco, perché no, secondo me non possono star fuori. Ecco, hai citato Alessandro Vannozzi, È possibile, diciamo, ancora questo non è stato annunciato ufficialmente, che la dinastia Vannozzi abbia la presenza in piazza in prova generale, diciamo, del quarto esponente della dinastia, appunto il figlio di Alessandro. Però a proposito di figli d'arte, si dice un gran bene anche
del figlio di Enrico Vedovini. Sembra che ci sia appunto anche da questo punto di vista una certa competizione. Giorgio Marmorini ha il figlio che anche lui, diciamo così, si appresta a cominciare la carriera di giocatore, ma anche Paolo Nocentini. Insomma, in qualche modo qui si potrebbero grossi conflitti di interesse per quello che mi riguarda, ovviamente questa è una valutazione che poi diventa mia, però in generale sono elementi di curiosità, no? Sì, molto. È chiaro che essere il figlio di non vuol dire che tu sia un campione, degli esempi ce ne sono moltissimi, però ti aiuta perché il babbo ti può inserire, ti può spiegare, ti può dare degli spunti che altri non potrebbero avere. Però io ripeto, per quello che riguarda il figlio di Vedovini, credo che gli sia stato anche chiesto di far parte un po' del progetto tecnico della Sant'Andrea e che ci sia stato un diniego da parte di Enrico. Per quello che riguarda gli altri non lo so. Alessandro ha il figlio che comunque è in procinto di fare l'esordio, quindi vediamoli perché per la manifestazione, per la tradizione Vannozzi in Porta Crucifera è importante che ci sia un seguito. Io mi auguro che possa essere un seguito con delle qualità come hanno dimostrato il nonno, il babbo e poi lo possa dimostrare il figlio. Per gli altri io credo che ancora sia tanto avanti, prematuro, sì. Ce ne sarà modo di parlare, mi auguro per loro che possano togliersi delle bellissime soddisfazioni, però aspettiamo. La consegna della Lancia, altro tema di cui si discute molto, voglio sapere qual è la tua posizione, secondo te dov'è il luogo giusto dove consegnare la Lancia? Dopo? Cioè, ci fosse un terrazzino magari sopra la tribuna A, quello che veniva fatto finora io lo condividevo perché comunque il quartiere, c'è solo che il rettore ti dà la consegna della Lancia, però non lì, in quel contesto lì effettivamente era fredda come cosa. Però ho sentito dire che vorrebbero farlo dalla Fraternità dei Laici e io credo che non capisco come, però credo che lì possa essere una collocazione giusta. Ma dalla finestra, come viene consegnata questa Lancia? C'è una finestra che si affaccia sulla piazza, dicevamo con Maurizio Carbone la settimana scorsa, lui sa, dà anche un supporto tecnico appunto, cioè che c'è però il rischio che c'è lo spazio, la tribuna non si può accostare al muro, c'è uno spazio di un metro fra la tribuna e il muro che magari qualcuno, se poi per andare a prendere la Lancia dovesse succedere che cade di sotto, sarebbe ovviamente un problema, però questo qui secondo me se si mette un... è un problema risolvibile, ecco, se certo. Quella dovesse essere la soluzione, anche secondo me ha una sua nobiltà. Il Palazzo di Fraternità, come dice sempre Pierluigi Rossi, ha visto tutte le edizioni della giostra, no? E quindi anche storicamente ce l'ha questa caratteristica. Sì. La scala del Palazzo di Fraternità, in questo caso lo dico anche in qualche modo prodomomia nel senso televisiva, no? Metti una telecamera e vedi il rettore che sale per quella scalinata per andare a prendere la Lancia e poi riscende per la scalinata, è una scalinata bellissima. Secondo me a oggi io la reputo la soluzione francamente. Sì. Se si riesce a mettere in sicurezza anche il focoso affezionato, secondo me è la scelta migliore. Anche io la reputo una cosa bella. Bella anche a livello non solo televisivo ma anche per chi viene adesso come turista, ecco, perché di colpo si rende conto di quello che aveva magari alle spalle, che appena entrato per vedere la giostra non se n'era nemmeno reso conto, invece così bello. Ti faccio le ultime due domande. La prima, come ti aspetti che ti accolga il mondo della giostra in questo tuo ritorno in piazza? Ma io non è che mi aspetto niente. Io sono molto preoccupato di quello che devo dare per questo quartiere, che sono focalizzato solo che su quello. Mi piacerebbe portare i ragazzi in piazza che siano veramente competitivi, che sappiano il loro valore e che lo possano mettere in piazza, che l'unico pensiero che ho è quello. Poi per come mi accoglie la piazza, se sono fischi, applausi, io non credo che in quei momenti lì ci farò molto molto caso, conoscendomi, nel senso, era molto forse più difficile quando da Sant'Andrea sono andato a fare
l'allenatore a Santo Spirito. Quell'ingresso in piazza lì lo potevo anche capire, ma questo assolutamente, guarda. È naturale, diciamo. Sì, sì, questo è talmente naturale che. E l'ultimissima domanda invece dai nostri opinionisti, Giorgio Marmolini e Andrea Lanzi, che ti aspetti? Ah, io mi aspetto che. No, perché è stato divertente, no? Anche in questi anni. No, 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 no. Esprimi anche le tue opinioni. Che chiaramente siano. Lo capisco che hanno tutti e due un passato che li porta a preferire un quartiere e a un altro. Però un pizzico più di attenzione bisogna che ce la mettano, perché non possono solo che fare. Io mi ricordo quando Giorgio si lasciò prendere dall'entusiasmo e parlò in modo così enfatico di Saverio Montini, e poi Saverio Montini tirò fuori una carriera in quella maniera. Cioè, voglio dire, va bene l'enfasi, però valutala, perché quei giorni lì per il Cavallo e per il giocatore, se poi sono all'esordio, sono momenti difficili. Ecco, su questo, visto che te parli in televisione, mi aspetto che un attimino sì, il cuore, l'entusiasmo, l'amicizia, però calmo, Perché passare dalla valutazione alla gufata, dici sempre il passo è breve. D'altronde, vuol dire, anche le gufate di Giorgio Marmolini fanno parte della storia della manifestazione di questi anni. Però io gli dico sempre: siccome ora c'è il figlio che si appresta a diventare un giocatore, attento, perché poi alla fine, no, chi la fa l'aspetti. Perché voglio dire, dopo ripeto: ognuno ti fa il proprio quartiere, siamo aretini, ognuno di noi ci siamo passato nel mondo della giostra. Però calma. Martino, io ti ringrazio davvero per questa chiacchierata, è stata divertente come sempre, e io, come hai visto, ho mantenuto il mio aplomb, nonostante che ieri sono reduce, appunto sei interista, io sono reduce dalla batosta, diciamo, dalla sconfitta di ieri sera. Se vuoi fare un commento sulla partita, ha giocato meglio la Fiorentina, non ha le punte e questo l'hanno pagato. Perché la Fiorentina con un centravanti che si può chiamare centravanti, la Fiorentina al primo tempo lo chiede sul 3-0, perché la prima mezz'ora non ha fatto vedere palle. Allora facciamo il paragone inverso: la Fiorentina c'è un allenatore. Bravo. Che se facesse il preparatore di giostra del Saracino e deve fare un tiro che gli basta 3 per vincere, al giostra direbbe no, te tira al 5, io non voglio sapere, perché non ha la cognizione dell'importanza del risultato, che è un pregio da un certo punto di vista, ma anche un limite, certo, da un altro, secondo me. Ma io non mi si presenti questa opportunità, perché già li sto facendo allenare, sì, che voglio dire, e che si veda. Ecco. Bene, grazie Martino, ovviamente ci vediamo presto in piazza per tutta grazie la settimana a della giostra, sarà un grande piacere. Ci vediamo fra poco con Roberto Felici, direttore di Porta del Foro. Come preannunciato, diamo il benvenuto al rettore di Porta del Foro, Roberto Felici. Ciao Roberto. Buonasera. Allora, continuiamo quindi questo giro che abbiamo cominciato la settimana scorsa con Maurizio Carboni di Porta Sant'Andrea, avvicinamento a questa giostra attesissima di giugno. Come hai visto, vi siete salutati fino a pochi minuti fa, c'era qui Martino Gianni, il cui ritorno in piazza, adesso al di là delle appartenenze di quartiere o delle questioni di quartiere, è comunque l'elemento di attrattiva di questa edizione, Roberto, sei d'accordo? Ma sì, assolutamente. Martino per la giostra è un personaggio che è mancato in questi anni in cui non c'è stato, è mancato, perché lui veramente ha significato il momento di svolta tra la giostra del passato e la giostra moderna. Quindi ritrovarlo in piazza è un piacere umanamente, una preoccupazione in più da dirigente. Come sono andati questi mesi di lavoro? Ovviamente tu, il tuo quartiere, avete fatto veramente tante cose per la crescita del quartiere proprio dal punto di vista strutturale, cioè siete forse il quartiere che ha fatto di più da questo punto di vista negli ultimi tempi, direi anche nell'ultimo anno, no? Sì, io sono convintissimo che devi mettere le basi prima di ottenere le altezze, e noi in questi anni abbiamo messo le basi, perché eravamo partiti da una situazione che ci vedeva enormemente distanti dagli altri, proprio dal punto di vista sociale e infrastrutturale, oltre che chiaramente giostresco, visto che i risultati non erano arrivati. E quindi ci siamo dati un progetto a lunga scadenza che
che contiamo di terminare entro l'anno prossimo. Il progetto prevedeva la rivalutazione del corpo sociale, ricominciare a far sentire i soci del quartiere veramente partecipi a tutti gli eventi che organizziamo. E poi dal punto di vista infrastrutturale abbiamo sistemato il circolo, ora funziona, è accogliente, abbiamo messo mano alle scuderie ormai da anni e proprio in questi giorni abbiamo montato i primi 5 box e a luglio arriveranno gli altri, quindi termineremo anche questa parte qui in maniera tale che tutto ciò ci consentirà di essere alla pari anche dal punto di vista tecnico rispetto agli altri. Attualmente i nostri giostratori fanno un po' più di fatica per i trasferimenti, ma contiamo insomma a brevissimo tempo di poterci allenare come si allenano tutti gli altri. Ecco, questo ovviamente è necessario per colmare un gap che in questi anni ovviamente è stato un dazio che il quartiere inevitabilmente ha pagato. C'è stata però la vittoria del 2019 che chiaramente è stata una vittoria importante. Prima tu lo dicevi proprio nel Dietro le Quinte con Martino Gianni con una battuta, in realtà invece è un dato di fatto, perché prima con Martino l'abbiamo commentato la sua presenza nel film Il Re delle Indie, perché lui ne è in qualche modo il protagonista, però invece il quartiere che è protagonista è proprio Porta del Foro, perché quello è il racconto della giostra di giugno 2019. Che effetto ti ha fatto vedere il film? Mi ha fatto pensare che nel 2019 eravamo arrivati ad un livello tecnico veramente buono, veramente alto. E anche nella giostra di settembre, forse con una gestione diversa, avremmo potuto portare a casa il risultato anche nella giostra di settembre. Quindi mi ha emozionato rivedere quelle immagini e mi ha fatto anche pensare che dopo, nel 2019, abbiamo avuto uno stop dal punto di vista tecnico. Io tanta responsabilità la do anche all'interruzione da parte del Covid, che noi, non avendo le scuderie finite, non ci siamo potuti allenare in quel periodo e crescere, proseguire il lavoro in quel periodo come hanno fatto gli altri. Quindi quello stop è stato forte, però insomma siamo ripartiti adesso e siamo veramente speranzosi per questa giostra che sta arrivando. Avete anche un bel gruppo di giostratori, al di là della coppia di giostratori che scenderà in piazza ovviamente il 17 di giugno. Anche numericamente mi sembra, no? è importante perché questo significa che è attrattivo anche il quartiere, anche per chi si accinge a fare il giostratore, anche laddove ovviamente poi i tempi di attesa, se siamo in tanti, rischiano forse di allungarsi. Ma è una caratteristica che in questo caso abbiamo più volte sottolineato, no? Cioè Porta del Foro alla fine è stato forse negli ultimi anni il più grande fornitore di giostratori, di allenatori agli altri quartieri, no? Che in realtà è un paradosso, ma non tanto, significa che comunque il lavoro era stato fatto. Sì, il lavoro è stato fatto bene già da anni, già delle gestioni precedenti da questo punto di vista. I giostratori che crescevano a Porta del Foro sono giostratori che poi sono stati ricercati anche da altri quartieri e si sono trasferiti in altri quartieri. D'altronde, quando riesci a portare su un bel numero di ragazzi, prima o poi qualcuno prende un'altra strada. Io credo che noi adesso siamo arrivati a un livello che riusciamo a trattenere le professionalità che sono nel nostro quartiere, sia dal punto di vista dei comfort che uno gli può fornire, che dal punto di vista di tutta l'assistenza che uno può fornire a giostratore e allenatore. Quindi sono convinto che quello che si è verificato in passato, a meno di casi eclatanti, non si verificherà più. Per quello che riguarda il numero di giostratori, sì, è un numero importante, ma gran parte sono giovani alle prime armi, quindi hanno bisogno di una crescita e poi nella crescita vedremo chi può arrivare e chi invece non ce la farà e quindi dovrà abbandonare questa strada, almeno da noi. È un grosso lavoro da parte dell'allenatore che si sobbarca tutta questa mole di allenamenti differenziati nei vari giorni della settimana, però lui
è un entusiasta del suo lavoro, Enrico Giusti è un entusiasta, è uno che ci mette passione, non guarda mai l'orologio o la domenica, e quindi questo mi rende molto molto soddisfatto. Ecco, dal punto di vista proprio invece squisitamente tecnico, cosa ti aspetti in questa edizione di giugno dalla tua coppia di giostatori che vengono oggettivamente da un'annata deludente? Sì. L'anno scorso è stata un'annata assolutamente non soddisfacente. C'è stato un esordio di un giostratore con il proprio cavallo e un esordio di un altro cavallo. Gli esordi l'abbiamo fatti l'anno scorso, quindi quest'anno ci aspettiamo la prestazione, senza se e senza ma. Hanno lavorato come non mai era stato fatto, almeno nei 5 anni nei quali io sono rettore. Hanno lavorato senza soluzione di continuità da fine settembre ad oggi. Col clima avverso, con tutto quello che è, quindi sono pronti sia i cavalli che i giostratori. Io mi aspetto un risultato positivo, assolutamente sì, siamo molto speranzosi. Ah, crescita della cultura della giostra, crescita della cultura nei quartieri, se questo tra l'altro lo dico per preannunciare anche che sulla giornata finale dell'iniziativa del Grembiulino Giallo Cremisi abbiamo realizzato anche uno speciale che manderemo in onda durante le 75 ore di giosta, quindi proprio prima della manifestazione, proprio per dargli ancora maggior valore. Io ho mandato Riccardo Ciccarelli a fare il servizio sulla giornata e quando è tornato Riccardo mi ha detto una cosa che mi ha da una parte colpito, incuriosito, dall'altra anche diciamo colpito negativamente, cioè mi ha detto ma molti di questi bambini si è riscontrato facendo questa il quartiere questa meritevole iniziativa che in realtà non hanno molta confidenza col mondo della giostra, forse noi lo diamo troppo per scontato che ormai la giostra, Arezzo, invece c'è bisogno ancora di lavorare da questo punto di vista, come voi giustamente state facendo. Sì, c'è bisogno perché i bambini diventano appassionati se ci sono i genitori che ce li veicolano, no? Nel momento in cui ai genitori magari non interessa tantissimo la giostra, anche il bambino è più difficile che cresca nel nostro ambiente. E il progetto che facciamo con loro è proprio questo, è andare nelle scuole e spiegargli che cos'è questa passione che a noi tutto l'anno ci fa tremare per la giostra, cercare di fargli capire che esiste un mondo fatto di tradizione della nostra città che vale la pena frequentare e che vale la pena spendere. Però ecco, cioè, dopo queste giornate li vedi veramente andare via entusiasti e io spero che chiaramente ognuno nel proprio quartiere d'appartenenza tornino, ci vadano con i loro genitori per vivere le emozioni che noi viviamo da anni, ecco, questo è importante e credo che vada fatto. Ecco, se questa iniziativa diventasse un'iniziativa generale, no? Quindi diventasse un grembiulino di giostra, ti farebbe piacere oppure in qualche modo il quartiere perderebbe un po' anche la primogenitura di questo progetto? No, assolutamente, su questo io sarei contentissimo che diventasse un progetto istituzionale. Quest'anno come sperimentazione abbiamo fatto delle giornate in scuole di altri quartieri con l'intervento chiaramente dei figuranti anche del quartiere ospitante e devo dire che sono venute bene. Però ecco, noi siamo assolutamente disponibili a mettere a disposizione di tutti la nostra organizzazione, perché ormai si parla di organizzazione perché non è facile, abbiamo girato più di 60 classi insomma in quest'annata. Ecco Roberto, ti chiedo la tua opinione sulle due grandi questioni diciamo su cui si sta discutendo, beh, una è già decisa, una ancora in itinere. La prima ovviamente è la grande novità rappresentata dal fatto che per la prima volta un ex giostratore rivestirà il ruolo di maestro di campo. Tu che ne pensi di questo e ovviamente anche del fatto che in specifico sia Gabriele Veneri e non un altro? Ma io insomma Non ci trovo niente di male, io sono convinto che le persone, e come nello specifico caso sono persone serie, possono aver fatto la storia di un quartiere, e in questo caso il nostro, perché Gabriele Veneri è il giostratore più importante e più vincente che ha avuto Porta del Foro, che possono assolutamente rivestire con assoluto grado di terzietà un ruolo così importante. Come io non ci vedrei niente di male se un ex dirigente
rivestisse il ruolo di giudice o di magistrato, a condizione che la persona sia specchiata, sia onesta e sia assolutamente seria, come lo è Gabriele Veneri, quindi d'accordissimo. Seconda questione invece è la consegna della Lancia, non so se in questi giorni vi siete ulteriormente confrontati su questo, sulle varie ipotesi che sono in atto, ti chiedo come la pensi e anche se ci sono delle novità su questo. No, allora, per quello che riguarda le novità, insomma, mi riservo di che siano veicolate pubblicamente da chi lo deve fare, insomma, non, assolutamente non da me. Io ti posso dare la mia opinione che è quella di un dirigente di un quartiere che in consulta ha espresso un suo parere, che alla fine non è neppure un parere vincolante o obbligatorio per quello che si tratta, però il mio parere è che si debba provare a tornare indietro alla tradizione, cioè con la Lancia consegnata in Piazza Grande all'interno della festa di popolo. Secondo me sarebbe troppo più bello e troppo più interessante. Poi, se ci sono altre motivazioni, come sembrano venire fuori in questo momento, che diciamo impediscono questa soluzione, siamo dispostissimi ad accettarle senza nessun problema, però la nostra preferenza andrebbe alla fine della tribuna A, come era una volta. Sulla terrazza e sulla finestra del Palazzo di Fraternita, la settimana scorsa Maurizio Carboni qui ha espresso un'opinione anche tecnica, dicendo che non si può accostare di più la tribuna al palazzo, quindi lì c'è un varco, che vuoi mai che uno che va a prendere la Lancia nell'entusiasmo casca di sotto, e abbiamo, come dire, fatto la frittata. È anche questo un elemento di valutazione, può essere risolto secondo te, se quella dovesse essere la scelta? Sì, può essere risolto, criticità ce ne sono, il palazzo è splendido, cioè il palazzo della Fraternita è bellissimo, la Fraternita è un'istituzione che diciamo sarebbe anche significativa come cosa all'interno della storia di Arezzo. Però criticità ce ne sono, come magari dover aspettare che gran parte della piazza si sia svuotata prima di consegnare la Lancia o di riscendere in mezzo al quartiere, perché sennò si creerebbe un imbuto in via Vasari con la Lancia che insieme ai quartieri che escono. Quindi criticità ce ne sono. Credo che siano risolvibili con un po' di organizzazione, però ecco, non è così semplice come poteva sembrare all'inizio questa scelta. Ti faccio invece in chiusura una domanda, Roberto, di carattere più personale, no? Questa tua esperienza di rettore del quartiere di Porta del Foro, sei comunque il rettore che ha riportato il quartiere alla vittoria, come dicevamo prima, tu hai svolto questo ruolo anche se ovviamente non soltanto tu ci hai messo la tua personalità, ma insomma anche perché hai riportato, no, in auge nel quartiere la grande e indimenticabile figura di tuo padre, però è stata, diciamo la verità, no, anche un po' sofferta questa esperienza. Dovessi fare un bilancio oggi, tu dici ma chi me l'ha fatto fare, dici sono contento di averlo fatto, dici vorrei comunque incidere per far sì che fare il rettore del quartiere non debba diventare un calvario, ma sia invece una cosa di, certo, di impegno e di responsabilità, ma anche di serenità e di soddisfazione. Sì, il chi me l'ha fatto fare, io lo so benissimo chi me l'ha fatto fare, quindi non posso dirlo questo, perché io ho scelto di fare questo passo per la figura di mio padre, che aveva, diciamo, più volte espresso che io potessi dare una mano diversa al quartiere rispetto a quella che avevo dato fino a quel momento, e quindi mi sono impegnato in prima persona direttamente proprio per questo. Ma assolutamente sì, il compito più difficile del rettore, almeno nella mia esperienza, ma sentendo anche gli altri, più o meno abbiamo tutte le stesse cose, è quella di fare da cuscinetto tra tutte le varie anime del quartiere, che purtroppo sono anime conflittuali, sono anime che sono mosse da dinamiche interne anche difficilmente comprensibili da chi rimane all'esterno. Quindi il rettore,
il più delle volte deve cercare di far coesistere tutte queste personalità estremamente, estremamente grosse che ci sono all'interno del quartiere e che magari a volte sono anche incompatibili, no? E diventi il catalizzatore di tali e talmente tante problematiche che qualche volta rischi di farti sfuggire quelli che sono veramente i veri obiettivi del rettore, perché il rettore deve fare politica, tra virgolette, 10.000 virgolette, deve fare politica di quartiere, deve dettare la linea, individuare le scelte, le priorità e mettere tutti serenamente in grado di lavorare. Qualche volta questo va quasi in secondo piano per la fatica che fai nella gestione delle persone. La soluzione qual è? È la crescita del nostro ambiente. La crescita del nostro ambiente, quando io sono convintissimo che i giovani che oggi fanno parte dei vari comitati giovanili, no? Quando ci sarà il ricambio generazionale, loro avranno fatto delle esperienze magari di vita, di lavoro all'estero, diverse, porteranno un livello di conoscenza di vita e manageriale all'interno dei quartieri che farà sì che magari questo modo di porsi probabilmente cambierà. Me lo auguro, insomma, per chi verrà dopo di me, perché non è facile per niente. Certo, nella crescita della base sociale sarà la soluzione dei problemi, cioè se questi 20 e questi 20 si fanno la guerra e siamo 50 in tutto, ma se invece siamo 5.000, 20 e 20 diventano una componente che ci sarà sempre. Ci sarà sempre, ovviamente messo in conto. Il dissenso ci sarà sempre e sarà comunque sempre tollerato e diciamo ascoltato. Però insomma c'è da fare e per fare le cose bisogna stare sereni. Bene, Roberto, grazie per essere stato con noi. Ovviamente in bocca al lupo, buona giosta, noi ci rivedremo spesso ovviamente nei prossimi giorni. Grazie anche a tutti i nostri telespettatori, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E noi con Caffè Bollente dedicato alla giosta ci vediamo invece giovedì prossimo.